Buongiorno, ben ritrovati al mai consueto face to face di Simple Beats. Oggi con noi un gradito ritorno, Enrico Quadri, amministratore delegato di Integra Finance. Buongiorno Enrico. Buongiorno Flavio, buongiorno a tutti. Integra Finance è una società nata recentemente, no? Nel 2022. In quest'anno e mezzo, insomma, è stato un po' costellato di notizie, di iniziative che hanno portato all'attuale crescita della società, tra partnership bancarie piuttosto che l'introduzione di un, diciamo, della parte di prestiti alle imprese con un middle office dedicato. Ma lo sviluppo che un po' ti è più caro è quello della parte relativa al rapporto col mondo immobiliare. Partirei proprio da questo per parlare delle ultime novità che avete messo in piedi e quelle che saranno le prossime iniziative. Bene, come diceva prima Flavio, giustamente la parte che mi sta più a cuore, nascendo io poi come agente immobiliare. E ho vissuto per anni in aziende captive, aziende di amministrazione creditizia captive su reti immobiliari, e quest'anno abbiamo deciso di creare qualcosa di un po' differente. Noi stiamo costruendo un network di piccoli network, quindi piccoli medi network immobiliari che possano in qualche modo, attraverso i servizi che noi mettiamo a disposizione di questi network, ottenere da noi del valore aggiunto, che non è soltanto limitato alla consulenza al credito per i clienti che acquistano casa presso le loro agenzie, ma è anche di supporto per quella che è la loro attività core. Io solitamente faccio un po' una battuta, dico che i parenti non te li scegli, gli amici sì. E quindi diciamo che gli amici sono i migliori parenti. Esatto. Perché faccio questa battuta? Perché appunto mi sta l'esperienza fatta in vari network immobiliari, ne ho attraversati parecchi, anche di importanti. Devo dire che poi è sempre un po' difficile creare relazione poi sul territorio, no? Gli accordi con la casa madre li ottieni in maniera relativamente semplice, poi bisogna trasferire tutto a terra. E dalla parte poi più complicata, più difficile. Devo dire che invece con dei network di dimensioni medie, medio piccoli, ben organizzati, dove l'imprenditore ha un focus ancora diretto sulla rete, magari partecipa ancora a parecchie agenzie, ecco lì invece riesce a creare una partnership di valore e duratura nel tempo, che è quanto noi stiamo costruendo con grande successo. Abbiamo già 5 partnership all'attivo che sono in partenza, poi pian pianino faremo le nostre comunicazioni, alcune sono partite, ci stanno dando già parecchie soddisfazioni, e l'idea è proprio quella di creare poi sul territorio queste relazioni durature e che possano dare appunto risultati interessanti. Ma anche sul mondo aste vi state muovendo? Sì, anche sul mondo aste, sempre anche qui in modo molto, diciamo, pragmatico, no? Perché è vero che chi acquista in asta poi ha necessità di avere spesso credito, di farlo attraverso un mutuo, un finanziamento. È vero anche che bisogna essere specializzati poi in questo genere di attività, che risulta complessa. È altrettanto vero che in questa situazione il consumatore ha ancora più bisogno di consulenza, e avendo bisogno di consulenza viene facile, no, per noi riuscire ad avere un appeal, no, nei confronti di questi soggetti. Noi abbiamo concluso un'operazione, quindi un accordo con Simplex Domus, che è una piattaforma online che eroga consulenza a coloro che vogliono acquistare in asta, con dei professionisti, quindi con dei legali. In poco tempo sono riusciti ad avere una buona presenza, no, sul mercato e generare parecchio interesse, e noi con loro ci attiviamo proprio nella modalità full digital, così come full digital la loro attività di consulenza. Quindi eroghiamo consulenza in videoconsulenza a distanza ai clienti, e sempre con la tecnologia di cui disponiamo riusciamo poi a gestire
a distanza, la raccolta documentale, naturalmente la sottoscrizione di tutto quello che serve, no? Ai fini della compliance per poter gestire una relazione con un cliente a distanza. E anche questo ci sta dando parecchie soddisfazioni, quindi stiamo girando in rete parecchi nominativi, parecchi contatti, parecchi lead che velocemente poi si trasformano. Quindi conferiamo ad un cliente che vuole acquistare in asta, no? La certificazione creditizia, quindi una delibera reddituale per poter partecipare all'asta. Coloro che poi non acquistano in asta, a volte e spesso acquistano a mercato libero, ma sempre forti di questa certificazione che noi consegniamo loro. E hai parlato di rete, anche in questo caso buone soddisfazioni, avete superato quota 100, come si suol dire, siete oggi più di 125, se non ricordo male. Beh, quali sono gli obiettivi di crescita da qui a fine anno e oltre, insomma? Allora, noi adesso sì, siamo più o meno 125-127 collaboratori in rete. Abbiamo superato la prima soglia psicologica, diciamo così, e l'abbiamo fatto raddoppiando la rete nel giro di un anno, quindi abbiamo fatto una bella corsa. Abbiamo la seconda soglia dei 150 a vista, quindi parliamo già di settembre, perché abbiamo una cinquantina di collaboratori in ingresso e cresceremo ulteriormente. Allora, l'obiettivo è quello di arrivare attorno ai 200 collaboratori entro la fine del 2024. Magari qualcuno sarà in lettera di intenti, però il numero, il focus è quello, e di crescere di ulteriori 50 unità circa, almeno questo è l'obiettivo, poi nel 25, quindi senza crescere troppo, perché quello che vogliamo fare è crescere, consolidare, perché non ci interessa tanto l'aspetto numerico, no? Ci interessa sicuramente la qualità, la professionalità, e il fatto, ecco, l'obiettivo vero, poi quello finale, sarebbe quello di avere la rete con la più alta redditività pro capite. Noi vorremmo avere dei consulenti che traggono il massimo del beneficio in questa azienda, che sicuramente dà tanto loro. Da assistenza commerciale sul territorio, da una serie di canali di acquisizione appunto di clientela, un panel di convenzioni assolutamente completo. Adesso lo completeremo ulteriormente con un paio di accordi che chiuderemo appunto entro la fine di luglio. Quello che vorremmo da parte loro, insomma, è un'attività importante che porta decisamente buoni risultati. E per avere stabilità di rete bisogna avere una rete che sta bene. E quindi più che puntare ad un numero di collaboratori, puntiamo ad un livello, no, alto di servizio da parte nostra e di risultati da parte dei collaboratori stessi. Senti, e per arrivare a questi risultati, avrete anche in mente, di redditività intendo, avrete anche in mente qual è il prototipo del collaboratore che è più adatto ad arrivare Sì, a quei risultati. ma guarda Flavio, noi sicuramente abbiamo bisogno di persone esperte, no? Stiamo completando, diciamo che qui la rete di manager di rete, scusate il gioco di parole, ormai abbiamo due tasselli, tre tasselli ancora da completare. Abbiamo individuato valide persone su Milano, su Roma, che erano le realtà per assurdo, no? Due città più importanti che eravamo ancora un po' più scoperti. Affiancare, l'obiettivo è quello di affiancare a queste persone di un certo livello. Poi, ecco, il prototipo tipo per noi è quel collaboratore che fa discreti risultati, ma con cui si possa fare ancora qualche cosa per metterlo in condizioni di far meglio, no? Quindi vorremmo plasmare un po', no, su quello che è il nostro metodo operativo, persone già più o meno esperte, e affiancare poi a queste persone dei neofiti, perché vogliamo anche costruire un'azienda per il futuro. Io lo dico spesso, purtroppo questa professione è un po' invecchiata, no? Nel senso che comunque, pur essendo una professione giovane, è fatta da persone che, ahimè, hanno più o meno la mia età. Anche E la quindi mia. la nostra età. E quindi vogliamo, invece, visto che è la professione più bella del mondo, per come almeno la interpreto e la vivo io, vogliamo avvicinare a questa professione appunto dei fuori settore, o comunque dei giovani,
che abbiano intenzione appunto di entrare in questa nuova mediazione creditizia, perché comunque da un po' di tempo diciamo è cambiato molto. Questi ragazzi però hanno bisogno poi di clienti, perché comunque la palestra si fa lì. Ecco, quando si parla di esperienza, ogni tanto sento, ma 10 anni che fa questo lavoro. Non è il tempo che costruisce l'esperienza, E sono gli quanti appuntamenti, clienti sono i hai clienti. E noi gestito? dobbiamo aiutarli, supportarli nell'avere clienti, come appunto stiamo facendo. Quindi ecco, per quello dicevo, arriviamo magari a 250, ma con l'idea poi di inserire, no, nelle nostre fila poi dei soggetti, dei ragazzi giovani che possano in qualche modo, ecco, trovare spazi, prima di tutto di crescita, perché le reti poi sature, poi ecco, no, questo problema, il fatto di poter dare poche prospettive di crescita professionale, di carriera, e dare naturalmente loro tutto ciò che serve per fare centro da subito. Ecco. Allora, intanto grazie Enrico, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, ci sarebbero anche tantissime altre cose da raccontare, magari lo faremo in un prossimo Volentieri. appuntamento andando un po' a verificare quanto abbiamo Ho fatto. raccontato oggi e insomma vedere se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. D'accordo. Allora, intanto grazie e a Grazie mille presto. Flavio, a presto a tutti. Buona giornata. Buona giornata.